Senza tregua è un film del 1993 con Jean-Claude Van Damme ed è il primo lungometraggio hollywoodiano diretto da un regista asiatico, John Woo. La sceneggiatura, scritta da Chuck Farrer, che figura anche tra gli attori, è basata su un film del 1932, a sua volta adattato da un racconto di Richard Connell. Nei primi giorni di proiezione fu un successo al botteghino, grazie soprattutto alle sue originali scene d'azione. Nel 2016 ne è stato fatto un sequel diretto da John Ribble. Metti giù quel fucile o la scozzo! No! Senza tregua è il primo film americano di John Woo, che da Hong Kong si trasferì negli Stati Uniti perché non sopportava più i ritmi da catena di montaggio dell'industria cinematografica cinese. La Universal Pictures era davvero attratta e stuzzicata dall'idea di poter lavorare con lui. Però non si fidava completamente, perché arrivava da un contesto diverso e poi non parlava una parola d'inglese. E così, gli affiancarono come produttore esecutivo un altro regista, Sam Raimi, con l'incarico di prendere in mano le redini del progetto nel caso in cui Woo creasse dei problemi. Senta, lui ha detto che aveva un lavoro per me. Forse esiste ancora quella possibilità. La Universal chiese a John Woo di non esagerare troppo con i suoi marchi di fabbrica. Tanta violenza e tanti morti. Inoltre gli diedero solamente 65 giorni per terminare le riprese. E questo, ovviamente, sotto pressione il regista, che fece solamente una richiesta. Kurt Russell come protagonista. Purtroppo per lui però Russell rifiutò perché era impegnato su un altro set e così la produzione gli impose Jean-Claude Van Damme, grande ammiratore di John Woo e che andò più volte a casa del regista a cercare di convincerlo che era la scelta giusta. Prendi me, non pensare a Kurt Russell. Vi state divertendo? Jean-Claude Van Damme era una star di fama internazionale e stando a quanto dichiarato da John Woo, per il regista fu davvero difficile affrontare l'ego spropositato dell'attore che voleva controllare il film come se fosse lui a produrlo, metteva becco su tutto, insomma si comportava come una prima donna, ad esempio, e lui insisteva per avere una telecamera sempre focalizzata sui suoi muscoli, oppure non si faceva trovare sul set, o magari ritardava le riprese, perché era al telefono con la gente o con altre case di produzione a trattare nuovi progetti. Quindi è meglio che adesso ascolti molto attentamente. Allora, ho tutta la tua attenzione? La primissima versione di Senza Tregua creò alcuni grattacapi a John Woo, che si era messo d'accordo con la casa di produzione per realizzare un film vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Ma siccome era comunque ancora molto violento, il rischio di un'ulteriore censura era davvero concreto. Inoltre la proiezione d'anteprima della pellicola andò malissimo. Il pubblico americano non apprezzò sin da subito il suo stile ricco di rallenti e di dissolvenze incrociate e molte persone se ne andarono via, si alzarono insomma scontente, costringendo John Woo a riprendere in mano il progetto e a rimontare tutto. Voglio che lei riprenda in esame l'autopsia. Affinché il prodotto rientrasse nei canoni stabiliti, il regista dovette apportare dozzine di tagli. Rimontò il film addirittura 6 volte, anche perché non gli veniva mai indicato quali scene specifiche non andavano bene alla censura. Inoltre, pare esista una versione cult di Senza Tregua lunga mezz'ora in più di quella ufficiale, ma si trova solo su VHS e in qualità molto scarsa. Gli appassionati che sono riusciti a vederla l'hanno fatta diventare un mito in rete, anche perché vi sono scene molto violente successivamente tagliate, i dialoghi sono parecchio più articolati e, trattandosi di una pre-versione apocrifa, mancano sia gli effetti sonori che le musiche, rendendo il tutto molto più ruvido e vero. Ti ho cercato dappertutto, amico. Mi hai cercato nei posti sbagliati. Del film esiste anche una versione personalizzata di Jean-Claude Van Damme, che manco a dirlo non si fidava più di John Woo e così pagò un montatore esterno per realizzare il proprio Senza Tregua. Nel montaggio Jean-Claude Van Damme ha cancellato alcune figure o ruoli importanti per includere più scene con lui e più primi piani su di lui, come fosse un eroe mitologico. Interrogato su questa versione, l'attore ha risposto: la gente paga per vedere me, mica per vedere gli altri. Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che nel film sono state utilizzate così tante armi
che in alcune sequenze, beh, c'era il rischio per chi stava dietro la macchina da presa di venire colpito accidentalmente. E così la troupe costruì una specie di scudo in plexiglass antiproiettile da porre davanti alla telecamera. Gli diedero anche un nome, VV-Chu-Chu, la locomotiva di V. E questo scudo fu utilissimo soprattutto per le scene in cui Van Damme scarica una raffica di colpi dritto verso l'obiettivo. Inoltre, John Woo spesso inserisce nei suoi film alcuni richiami ai suoi primi lavori, ad esempio delle inquadrature di gabbiani che simboleggiano la purezza e l'evoluzione dell'eroe. Nel nostro caso però, trovandosi a New Orleans, il regista ebbe delle difficoltà a utilizzare i gabbiani e optò per dei più urbanizzati piccioni. Infine, leggenda vuole che durante la battaglia finale il cappotto di Lance Erickson prese accidentalmente fuoco. Lui comunque rimase nel personaggio e continuò la scena come un valoroso attore. Alcuni però affermano che questa acrobazia non sia casuale, ma che sia stata studiata a tavolino assieme al team degli effetti speciali. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come Senza Tregua. Figlia di puttana! Voglio fargli saltare quella maledetta testa! Che fate, limpati, stronzi! Prendetelo!